Happy birthday to you. Happy birthday, Mr. President. Happy birthday to you. For all the things you've done, the battles that you've won. Ecco Litrico Angelo, nato a Catania, professione sarto storico per uomo. Legge un telegramma del presidente del Brasile che vuole un abito da lui. Confezionò un cappotto per Khrushchev. Litrico voleva farne uno a Bulganin, ma non fu fatto, essendo stato nel frattempo fatto fuori colui per il quale doveva essere fatto. Khrushchev regalò al sarto una macchina fotografica russa. Litrico, nei ritagli di tempo, confeziona abiti per i comuni mortali. Il calzone geometrico è suo. I suoi indossatori sono ricercatissimi. Portano con estrema grazia e portano a casa anche parecchi soldini. Il giorno lavorano, nei ritagli di tempo indossano tagli di Litrico. L'ingegnoso siciliano è anche inventore. Inventa bastoni con pomi adeguati da usare in tutte le occasioni. È specializzato nei modelli sportivi. Questo viene usato per assistere ai premi ippici. Quell'altro a destra si chiama Belvedere Alpino. Va molto per le gite in montagna, scopre adeguatamente la rotola e il tutto fa un bel vedere. Mal visto dagli amici, il signore che si è presentato all'appuntamento per la gita vestito così. Visti invece in Francia cappelli di questa mole, come fuori programma di un defilé maschile. Arrivano i nastri sul cappello che noi portiamo. Le donne tirano fuori le gonne Charleston e noi completi alla Ridolini. Presente alla sfilata, Fernandel. Interpretò Sarto per signora, parodiando i couturier parigini. Ci fece ridere. Ora ha voluto parodiare i sarti per uomo. Non ce l'ha fatta. Aldrin, che pregusto. Ecco la discesa, questa volta è stato un vero e proprio salto. Ho cominciato tanti anni fa e ho cominciato a Catania. A Catania non volevo fare il sarto perché facendo il sarto io pensavo che era un mestiere che si diventava poveri, che si restava poveri, e infatti dicevo no, costruire non voglio fare perché si muore ovvio e cieco e gobbo, e caro, perciò. E per questo non volevo fare il sarto. Angelo Litrico è noto in tutto il mondo fin dagli anni d'oro della moda. Non vi è stato personaggio emergente della politica, dell'industria, della scienza, straniero o italiano, che non si facesse vestire da lui. Lei parlava degli anni d'oro. Sono sempre gli anni d'oro della moda italiana. Sono sempre gli anni d'oro perché sempre si inventa qualche cosa, sempre si crea qualche cosa, sempre la moda italiana in auge, tutti quanti parlano della moda italiana. E nel 51 ho cominciato qui. Ho cominciato qui a fare qualche cosa, perché qui ormai era la mia sartoria, lavoravo, però mi piaceva che la gente mi conosceva. E così ho cominciato a fare delle cose. E ho cominciato a disegnare qualche cosa, che io chiamavo delitti in passerella. Delitti in passerella perché cercavo di fare sempre qualche cosa maschile, ma non si può fare una giacca, non si può cambiare ogni 10 giorni, non si può cambiare ogni stagione. Io volevo fare tante cose, le giacche senza il bottone, e poi i pantaloni con risvolto, senza risvolto, più largo, più petto, perché infatti i bottoni delle maniche che non le aveva fatte, che non li facevo. C'è tante di quelle cose che nella sartoria si possono fare, però non è moda femminile. Non essendo moda femminile diventa una curiosità che c'è chi li porta e c'è chi non li porta. Yeah.